collegamenti con il mondo della musica sulla provincia TO, abbiamo affrontato generi molto diversi. Siamo passati da affrontare la musica ska, il pop, il rock, il metal, la musica da camera. Ecco, oggi invece andiamo ad addentrarci in ancora generi ancora diversi. In questo caso parliamo non solo di jazz, ma anche di musica che è legata al mondo dei musical, che sono, diciamo così, le passioni di Iris Piovano, che è qui con noi. Buongiorno Iris, buongiorno. Ciao. Iris, tu arrivi da Castellamonte, Canavesana. Raccontaci un po' come ti sei avvicinata al mondo della musica e soprattutto quali sono stati i passaggi che ti hanno portato a intraprendere così, diciamo così, questa tua carriera musicale e avvicinarti al jazz e, come dicevi prima, a telecamere spente, a quello che è il mondo anche del palcoscenico legato alla musica. Allora, diciamo che mi sono avvicinata io alla musica inizialmente molto piccola e devo essere sincera, il mio idolo era Britney Spears. Quindi lontano anni luce. E quindi la mia idea iniziale era veramente quella di voler fare la pop star quando ero molto piccola. E mi capitava spesso, oltretutto, mi ricordo, che quando andavo a cavallo io già da piccolino. Ok, quindi un'altra passione. Sì, magari. Un'altra passione era quella di andare a cavallo. E quando capitava, insomma, che l'istruttore ci lasciasse un attimo lì a fare dei giri di campo e io mi sentivo, insomma, da sola, anche se non lo ero chiaramente, mi canticchiavo delle canzoni nella testa, ma erano canzoni che inventavo sul momento, che non avrei comunque saputo replicare, ma continuavo a inventarmi queste canzoncine per il mio cavallo. Quindi diciamo che subito, sin da piccola, quindi la musica è entrata nella tua vita, ha fatto parte della tua vita. Sì, poi quando ho avuto 13 anni più o meno ho chiesto espressamente ai miei genitori di portarmi a fare canto, perché era una cosa che mi interessava molto. Il primo anno di canto per me a livello emotivo è stato veramente tragico, perché non riuscivo a esprimermi veramente e, detto sinceramente, non riuscivo a finire una lezione di canto senza piangere. Ero decisamente emozionata. Poi andando avanti, vabbè, le cose si sono sbloccate, sono venuta a Rivarolo, ho iniziato il liceo, insomma. Quindi anche tu hai passato, diciamo così, nelle forche caudine del liceo musicale. Sì, del liceo musicale, ma anche del liceo scientifico Aldo Moro. Ah, quindi studiato a Rivarolo. Sì, a Rivarolo, esatto. E dopo, successivamente, ho iniziato ad appassionarmi ad altri tipi di musica, più o meno. E soprattutto il momento in cui sono stata in gita a Londra e ci hanno portati a vedere Il Fantasma dell'Opera. Quello è stato il momento in cui ho iniziato veramente a innamorarmi di tutto un altro genere musicale, che è stato appunto quello del musical. E quello è stato il mio sogno per tantissimo tempo, arrivare proprio a quello specifico spettacolo, oltre ovviamente a tutti gli altri a cui mi sono appassionata successivamente. Certo. E quindi mi sono iniziata a formare un po' in tutto, perché comunque il mondo del musical è veramente vasto, non puoi permetterti di non sapere fare qualche cosa se vuoi avere più probabilità, no? Certo. E quindi ho iniziato anche a studiare il canto lirico, che comunque era richiesto in un musical del genere. E da lì, successivamente, ho fatto le audizioni per andare all'Accademia di Bologna, ero stata presa, però per varie motivazioni non ci sono andata alla fine. E ho deciso però di formarmi in conservatorio ad Alessandria con il canto jazz. Cavolo, quindi alla fine è un bel percorso. Sì, molto varie cose. Ma perché, diciamo la verità, la musica è bella in tutte le sue forme, in tutte le sue varianti. Quindi effettivamente quello che è stata la tua esperienza fino a qui, che hai accumulato, è sicuramente importante, perché poi, diciamo sempre prima, telecamere spente, non è che ci sei fermata qua, nel senso che oggi
Hai fatto esperienze anche diverse. No, esatto. A parte che comunque nel periodo del conservatorio io affiancavo tutta un'altra serie di discipline che mi potevano servire nel musical, come vari tipi di danza, veramente dal tip tap alla moderna, alla danza afro, alla classica, qualsiasi cosa, la recitazione, eccetera, in modo separato, perché comunque quello è stato il mio sogno per un bel po'. Successivamente, insomma, negli ultimi anni col Covid un po' mi sono lasciata abbattere per varie motivazioni, insomma, ma non solo lavorative, anche proprio personali. Però questa cosa mi ha fatto un po' più avvicinare ora al mondo della scrittura, proprio musicale, insomma, al cantautorato. Perché, insomma, trovo che anche in questo periodo in Italia ci siano veramente tantissimi artisti che sono molto di ispirazione, anche molto giovani. E quindi forse anche un ritorno. Ti chiedo, quali sono questi artisti che ti stanno ispirando, che ti stanno spingendo verso questa parte del mondo della musica? Allora, la mia prima artista cantautorale che ho amato è Levante. Ok. Ok. Poi mi sono avvicinata al mondo del rap con Willy Peyote. Ok, sì. E ultimamente nutro una forte ammirazione verso Fulminacci e Dito della Piaga. Ok. E tra l'altro Fulminacci, se non sbaglio, era stato la scorsa estate a Settimo. Sì, ci sono stata, ero in prima fila. Bene, quindi, assolutamente. Quindi anche di lì è stata anche... Li ho visti tutti, quest'estate praticamente, tranne Levante che non ha fatto tutto. Perché... Diciamo che è anche servito, visto che tu hai accennato prima della condizione difficile comunque generale che abbiamo vissuto col Covid, adesso anche il fatto che comunque si è tornati ai live show... Sì, infatti. È importante, ma anche per te che appunto voi vivi questa emozione, il fatto di trovare una cosa è cantare per se stessi, un'altra cosa è cantare per un pubblico. Chiaramente, infatti quello che adesso sto facendo è, insomma, chiusa nella mia cameretta a scrivere, ma quello che spero per il futuro è magari di iniziare a fare più live, includendo anche delle canzoni mie inediti e cose certo. Del genere, chissà, più avanti. Perché mi raccontavi, sempre prima di iniziare questa intervista, che tu comunque hai esperienze anche proprio in caso live, sì, con anche diverse formazioni. Sì. Tra l'altro mi parlavi anche di una particolarità di un gruppo di musica balcanica. Sì, allora siamo i Gerela Gypsy Voices. Complicatino per chi non è esperto come nome. Si scrive D-J-R-L-A. Ah, okay. Perché la parola Gerela dovrebbe essere praticamente, vorrebbe dire fonte di vita. Ah. E abbiamo scelto di utilizzare questa parola come nome. E praticamente il nostro gruppo spazia da musiche, insomma, dei territori balcanici, bulgari, rumeni, anche dei canti ucraini, in realtà, anche di, diciamo, zone adiacenti che non sono propriamente balcani, ma comunque che condividono con i balcani una tradizione di musica molto simile o comunque molto interessante. Ci sono questi canti veramente interessanti. Io ho iniziato perché ho semplicemente fatto una lezione di prova, ma sono rimasta veramente colpita dalla bellezza di questi canti. Dalla anche complicatezza, devo essere sincera, perché hanno dei ritmi che noi non utilizziamo praticamente mai, molto particolari, oppure anche delle armonie molto complicate per essere dei canti comunque popolari. Mi sono trovata molto interessata nell'intraprendere queste lezioni, che poi alla fine il gruppo, diciamo, si è ristretto ed è diventato un quartetto. Che porta appunto si esibisce con questa musica. Beh, Iris, effettivamente da quello che mi hai raccontato, ci hai raccontato fino a questo momento, la tua è una esperienza in campi diversi della musica, la danza, la scrittura di musica. Quindi effettivamente la musica è un pezzo importante della tua vita, ti riempie la vita la musica. Sì, completamente. Sì, comunque... io al momento insegno ovviamente canto in varie scuole, tra cui questa, il liceo musicale di Rivarolo,
insegno anche a Cirié e a Torino. E però insomma mi capita che quando devo fare esibire i miei allievi mi viene proprio voglia di scrivere magari qualcosa per loro, riarrangiarlo, creare qualcosa di diverso, proprio perché comunque bisogno di sfogare un po' questa, cioè, questa vena artistica, questa passione, sì sì, e quindi e cerco di trasmetterla a loro soprattutto. È importante perché credo che in tutto il mondo dell'istruzione in generale, non solo quella musicale, però il fatto che se si ha di fronte un insegnante che ti trasmette passione, di conseguenza quella passione le riesci anche a prenderne e fartela un po' tua, quindi questo è importante. Senti, chiudiamo questa intervista chiedendoti, mi hai parlato appunto di questi progetti che hai in corso d'opera, ma qual è il sogno di Iris ancora nel cassetto a livello musicale, se hai un sogno? Giusto anche. Innanzitutto completare un album. Completare un album a livello, diciamo, personale. E poi eventualmente riuscire anche a pubblicarlo sarebbe una bella cosa. È vero che oggi c'è il mondo della musica è cambiato tantissimo. Sì, certo. È vero che ci si può autoprodurre. Le piattaforme aiutano molto anche quella che è la distribuzione in sé. Sì, sì, certo. Però diciamo che non è esattamente così, cioè sì, non è facile. O si ha veramente una capacità a 360 gradi, che però significa praticamente incarnare quattro professioni in una persona sola, certo, a livello alto, oppure c'è bisogno di incontrare le persone giuste, diciamo. La fretta è una cattiva consigliera, quindi bisogna fare le cose con i giusti tempi. Iris, noi ti auguriamo il meglio e di proseguire la tua carriera musicale, artistica e personale il meglio possibile. E chissà che non ci rivediamo tra qualche tempo, dove per eventualmente presentare il tuo disco, ci farebbe piacere, perché significa anche che il tuo sogno si realizza, ma anche avremo anche una canavesana che porta avanti un discorso di musica personale ma territoriale, che sicuramente fa molto bene anche con questa canavese. Iris, grazie ancora, alla prossima. Grazie mille, grazie a voi.